Ciao ragazzi, siamo qui allo stand LG con Optimus 3D Max, smartphone che ovviamente ha la peculiarità di avere uno schermo 3D stereoscopico, più luminoso rispetto a quello del predecessore. Rispetto al predecessore è anche più snello, ha uno spessore di 9.6 mm, un design un pochino più carino, diciamo che è un pochino più elegante. Rimangono le due cam da 5 megapixel con capacità di registrare video e foto in 3D doppia, ovviamente flash LED e autofocus. A bordo abbiamo un chipset OMAP 4430, quindi Texas Instruments, processore Cortex A9 dual core da 1.2 GHz, 1 GB di memoria RAM, quindi è incrementato rispetto all'Optimus 3D. Schermo 4.3 pollici tipo IPS, con risoluzione 800x480 pixel. A bordo abbiamo Gingerbread, quindi versione un po' vecchia di Android, però sarà aggiornato entro, diciamo, le prime settimane, cioè, di commercializzazione. Purtroppo qui non abbiamo connessione, quindi non possiamo far vedere come si comporta in ambito web. Facciamo vedere comunque che non abbiamo più lo switch per passare da modalità 2D a 3D, ma abbiamo un pulsante che appunto ci switch da 2D a 3D e viceversa. Il resto è un prodotto che si comporta bene grazie al processore molto molto performante. Abbiamo circa 1 GB, mi pare, no, 8 GB di memoria interna. Vediamo magari un gioco. Sono quelli un pochino vecchi, come Asphalt 6. Yama, che è vedete com'è lo smartphone, molto molto veloce nei caricamenti, ultra rapido nel caricare appunto il gioco. Vediamo se ce la facciamo a fare una sessione ludica. Ovviamente possiamo aumentare o diminuire l'intensità dell'effetto 3D all'interno del gioco stesso, quindi a livello software. Più o meno la rete è rimasta la stessa, però abbiamo un display un pochino più luminoso rispetto a quello del predecessore. Faccio vedere un'ultima cosa: è presente ad esempio il 3D Game Converter, che ha la funzionalità proprio di convertire i giochi 2D a 3D, quindi una funzionalità molto carina implementata da LG. E con questo è tutto dallo stand LG con Optimus 3D Max. Un saluto da Matteo di Android Geek. Bueno, la verdad es que viendo el trabajo que hacen otras marcas de